E ora a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lele Colli. Oggi voglio parlare del Ponte Morandi. Ponte Morandi che è venuto giù. Allora, molti dicono che è un complotto. Ci sono state messe degli esplosivi per farlo saltare in aria, per farlo buttare giù. Altri dicono che è una calamità naturale, queste bombe, questi lampi, tuoni, che succede, cioè, durante il crollo pioveva forte, diluviava, c'era un'alluvione. Altri dicono che il ponte era marcio, il ponte non era controllato. Quella sia la verità, non lo so, però l'unica cosa che posso dire è: non credo che sia complotto, non credo, perché sì, si vedono quei lampi di luce, poi vedere il ponte crollare, però se veramente erano delle bombe messe lì apposta, il botto si sentiva bello forte, si sentiva BAM! Si sentiva che c'era l'esplosione. E poi veniva giù il ponte. Sì, è vero, c'erano dei lavori in corso il giorno prima, cioè la sera prima del crollo. C'erano i lavori, si vedono chiaramente. C'è uno che fa il video al ponte e si vedono quelli che fanno i lavori per il controllo, ristrutturazione, tutto. Si vede la sera prima che ci sono dei lavori. Forse non credo che hanno fatto saltare in aria, dai. Cioè, mettiamo in conto una cosa: non è che fanno saltare un ponte con le macchine che passano, cioè passano tutti i giorni, noi ci facciamo tutti i giorni l'autostrada, non è che mettono a rischio una vita umana, cioè 43 persone non è che possono morire così per un attentato. No, io credo che il ponte non era controllato, era decadente. Infatti lo strallo del ponte 9 si è strappato, si è staccato e poi è venuto giù il ponte. Cioè la verità è solo una. Poi si dice le telecamere che prendono il ponte. E poi dopo un po' la visibilità diventa zero, cioè a malapena si vede il ponte venire giù. E poi c'è anche il blackout, si parla di blackout, infatti si vede che dopo un po' ci sono dei tagli forti. E poi c'è anche l'originale, cioè si parla di tutti di più, però la vera verità che è venuto giù il ponte, quale sarà veramente? Un cedimento strutturale della struttura del ponte, una bomba, delle bombe, però se fosse bombe e esplosivi, cioè il botto si dovrebbe sentire, no? Se fosse uno più di bombe, si dovrebbe sentire anche il fuoco che viene sbampato su, si vede il fuoco quando fa l'esplosione, però la verità non si sa. Forse i depositi sono tanti, molti hanno fatto delle conclusioni affrettate, non lo so, però la verità è solo una. Finché non vedremo noi la vera verità del ponte Morandi che è crollato, dire che io l'ho fatto tantissime volte quel ponte, tantissime volte, non ci credo che è venuto giù. Io l'ho fatto tante volte, un ponte era affidato, mi piaceva quel ponte, vedere come il ponte, cioè era soprannominato il ponte di Brooklyn, cioè il ponte gemello di Brooklyn, cioè uguale.
però a me mi è dispiaciuto che è venuto giù, che ci sono state le 43 vittime, ma già c'è stato anche le funerali di Stato. Guarda, io spero che poi non succeda più, sperando al cielo, però ci sono tanti ponti dopo questo, ci sono altri tanti ponti, cavalcavia, viadotti in giro per l'Italia, a rischio crollo, e devono essere monitorati, li metto 4 ore su 24, perché non voglio un ponte Morandi versione 2.0 che viene giù con le vittime. Cioè, noi mo basta. Poi noi vogliamo, pretendiamo anche i caselli autostradali gratis. Che, io voglio viaggiare sicuro, arrivare a destinazione, vivo, non finire i miei giorni crollato su un ponte, un viadotto. E anche le gallerie, quando li passiamo sotto, cioè viene giù con le, gente, le persone che viaggiano sopra le montagne. Che facciamo? Io voglio sapere i responsabili del questa strage del ponte. Se mai passo al casello autostradale e mi dicono oh, tu passi gratis senza pagare, e no, perché io voglio viaggiare gratis, vogliamo tutto gratis, va bene? Finché non mi dite i nomi di quei responsabili del ponte Morandi che ha fatto buttare giù, io viaggio gratis, non mi interessa. Poi ti pago, ma prima mi dici i nomi e poi ti pago. Perché così non si può andare avanti. Bisogna monitorare tutti i viadotti, i ponti, le gallerie d'Italia. Se no, veramente, non possiamo viaggiare neanche sicuri. Ho visto che gente che viaggia tutti i giorni, c'è gente che muore tutti i giorni nella tua strada. Il ponte Morandi è un esempio. Io voglio viaggiare sicuro e arrivare a destinazione sano e salvo, in sicurezza. Se no ci laviamo le mani e basta. In conclusione, il ponte Morandi è venuto giù, è crollato. E non c'è più sicurezza per i ponti, viadotti, gallerie d'Italia, che è così, non si può viaggiare tranquilli e sicuri, perché bisogna pregare Dio quando passiamo sotto un ponte, un viadotto, passiamo una galleria, che usciamo vivi dall'altra parte. Bisogna pregare solo quello, il Signore, da lassù, senza il potere. Vabbè, va, il video è finito qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ah no, devo ancora dire due cose, poi posso chiudere. Vedi che poi mi dimentico anche le cose, e dire mi dimentico le cose, poi è un casino. Allora, prima cosa, l'abbattimento del ponte. Che vogliamo fare? Dobbiamo buttarlo giù e rifare un altro? C'è stato questo progetto per ricostruire un nuovo ponte? Sì. Secondo, le case. Che fine faranno le case che sono sotto il ponte? Allora, queste sono le case, questo è il ponte Morandi. Vogliono buttarlo giù, però ricordiamo che sotto il ponte Morandi ci sono le case. Questa è la casa. E se viene mai buttato giù, tocca anche la casa e le case crolleranno con esso. Al ponte, visto che ci sono stati anche gli sfollamenti, la gente non abita più lì, è un deserto lì, sembra quartiere fantasma, cioè veramente vogliono buttare giù per costruirlo un altro più bello, però ricordiamo che sotto ci sono le case, prima ricordiamo che lì in quella zona sono state costruite prima le case, poi il ponte, così è, la verità è questa. Sono state costruite prima le case e poi il ponte. Poi se il ponte viene abbattuto, con le case sotto, vengono abbattute pure le case. E la povera gente che abitava lì, vederla buttata giù in un attimo, dopo tanti anni e secoli che abitavano lì, cioè, spezzano
le gambe, come togliere un pezzo di vita loro. Non lo so, una vergogna, una vergogna. Ci mettono, cioè, di mezzo le persone, la gente che abita lì, sotto il ponte, che non c'entra niente, non c'entra niente, non hanno fatto niente di male. Vogliono buttare giù il ponte per costruire un altro, ma a rischio anche le case sotto. Non lo so, questa è una vergogna. Non ho parole per questo schifo. Vabbè, costruire un nuovo ponte per farlo, devono abbattere quello che resta del ponte Morandi, a rischio anche le case sotto. Comunque il simbolo del ponte Morandi è il furgone basco, rimane quello, che proprio a 2 centimetri, che non andava giù pure quello, il camion basco non andava giù per il crollo. E l'altra, l'ultima cosa, quella macchina gialla. Si vede nell'inquadratura della telecamera che il camion basco passa prima e dopo 20 secondi arriva macchina gialla, ma si vede che il ponte è già venuto giù, quindi avrà fatto lo slalom, non avrà visto più, cioè non si è fatto 2 domande di vedere le macchine e il camion fermi, no, si è fatto lo slalom. Poi quando ha visto quella voragine davanti a lui, ha provato a frenare, poi non ce l'ha fatta e è venuto giù con la macchina gialla. Vabbè, conclusione, il ponte Morandi è venuto giù, vogliono abbatterlo per costruire un nuovo ponte, però chissà che poi le case, quando viene abbattuto il ponte, viene abbattuto pure le case, le persone che non hanno fatto niente si rimettono sotto, vanno a vivere da un'altra parte, però non è giusto perdere le case così, una vergogna. Va bene, va, questa volta il video è veramente finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qua sotto. Come sempre trovate tutti i link in descrizione e l'info box, Facebook, Twitter, Instagram, Musical. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bye guys, fatto le cose, ciao e alla prossima.